Meglio un'imbarcazione o meglio un natante? Andiamo a scoprirlo insieme, Nautica in pillole, seguici. Le differenze principali tra imbarcazione e natante sono soprattutto nell'immatricolazione, nella targa quindi dell'imbarcazione e nell'obbligo del certificato di sicurezza, mentre invece per quanto riguarda i natanti questo non esiste. Ma valutiamo un po' e pesiamo i costi di queste cose e cosa complica doverlo fare. Immatricolazione, siamo nel 2022, quindi parlo dei costi attuali. Parliamo di dai 1.500, 1.800 ai 2.000, 2.200, torno ai 2.000 euro per immatricolare una barca. Per fare la stessa cosa di un passaggio di proprietà servono circa 1.500, 1.700 euro attualmente a oggi per una barca media. Stiamo parlando di una barca di circa 12 metri. Oltre all'immatricolazione, quindi, e la targa, appunto c'è un certificato di sicurezza che comunemente viene chiamato il RINA, ma semplicemente perché l'ente RINA era uno tra i certificatori e ad emettere questo certificato di sicurezza. Il certificato di sicurezza ha validità 8 anni per le barche nuove ed è già compreso all'inizio di quando si va a immatricolare una barca nuova. La durata è di 8 anni, dopo ogni 5 andrà rifatto. Il costo di questo documento, anch'esso, prendiamo in considerazione circa una barca di circa 12 metri, ha un costo tra i 300 e i 400 euro circa ogni 5 anni. Altri certificati come quello del VHF ti verrà rilasciato direttamente in fase di immatricolazione senza altri costi aggiunti o pochissimi euro in aggiunta. Quindi ti verrà da dire, beh, assolutamente conviene comprare un natante. Dipende da quello che vuoi farci poi con la barca, perché potrebbe anche accadere che tu vuoi andare nelle miglia internazionali, quindi allontanarti dalla costa oltre le 12 miglia e ti è concesso solo se tu hai una targa, se hai una barca immatricolata. Ipotesi pratica, voglio andare in Sardegna da Civitavecchia, voglio andare in Croazia da Ancona, mi servirà avere una targa. Il natante è possibile averlo quindi senza targa fino a 10 metri, oltre 10 metri comunque deve diventare imbarcazione, parlo di lunghezza di omologazione, non del fuoritutto. L'altra parte che potrebbe preoccupare tra immatricolare o non immatricolare la barca, l'imbarcazione nel caso di barca immatricolata, è il fatto della fiscalità, di quello che potrebbe dirmi il consulente, il commercialista, di fare o non fare, che è meglio fare o non fare. Vado veramente in modo stringato a spiegarti cosa accade. Non accade nulla di spaventoso, nel senso che è vero che una barca immatricolata ha una targa, un intestatario e quindi ti sarà vista sulla denuncia dei redditi, ma al pari di un'automobile o di qualsiasi altro oggetto che abbia quel tipo di costo. Quindi non ti deve spaventare se un'imbarcazione va registrata. Nel caso ti dovrebbe spaventare se tu hai un reddito bassissimo, è una cosa con i parametri fiscali non ha assolutamente nessun senso, ma se inversamente hai un reddito medio che può permettersi quel tipo di rata, di leasing piuttosto che di imbarcazione, non ti cambia assolutamente nulla sotto questo aspetto. I funzionari mi hanno detto, ma si sapeva già, che i controlli non partono dall'elenco delle imbarcazioni immatricolate, ma partono dai porti, quindi vanno sul posto barca che sia immatricolato o non immatricolata. Se vogliono fare un controllo su te, vedranno di chi è quel posto barca e anche se hai all'interno una barca non immatricolata comunque ti chiederanno, quindi alla fin fine in soldoni non ti cambia nulla per l'aspetto dei controlli. Per cui se stai cercando un'imbarcazione, una barca a seconda se natante o imbarcazione immatricolata, ma stai cercando quella cosa che ti piace tanto, approfittane a prescindere che sia un metro in più o in meno in base al tuo reddito e alla possibilità di poter avere quell'oggetto. Spero di averti dato qualche informazione velocemente pratica anche da poter mettere in atto nella fase di decisione su cosa acquistare. Non dimenticarti di iscriverti sul nostro canale Barche Bellandi per non perderti nemmeno una delle nostre pillole o delle prove in mare. Da Cannes non mi resta altro da dirti che buon vento e occhio sempre al meteo.